Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti al nostro pranzo in TV. Benvenuti al nostro pranzo, vi presento subito i nostri ospiti. Maria Carta, un'artista, una sarda, non la si vedeva da tempo. Bentornata Maria. Diciamo ormai da qualche giorno a quest'ora, buon appetito e tutti a tavola. Accomodatevi signori, accomodatevi. Maria Carta, vivresti in un mondo senza automobili? Io sì, perché ho incominciato dopo 20 anni che c'avevo la patente e ho incominciato a guidare quest'anno. La lascio a metà strada e prendo l'auto. Non amo la macchina. Felicissimo di questa dichiarazione. A Patrizia non lo chiediamo. Però facciamo un giro. Maria Carta, scusa, e noi non per la tua presenza a questo tavolo, no, è graditissima, anche perché io continuo a sostenere che tu hai uno dei visi più belli dello spettacolo italiano e internazionale, un viso stupendo. Siamo un contrasto. Non ti vediamo da molto tempo e non ti sentiamo da molto tempo con questa tua musica straordinaria, questa musica che qualche anno fa determinò in Italia un interesse straordinario. In Italia quando diventa moda anche la musica automaticamente, come ogni moda, finisce. Io non canto in Italia ma canto all'estero già da 3 anni. E ho dei dischi che sono usciti in Francia. Il mio lavoro in questo periodo soprattutto si svolge all'estero, dove l'anno scorso ho cantato anche all'Olympia. E cioè, si fa anche questo in Francia, in 2 anni magari si arriva anche all'Olympia con la musica popolare, con la il canto gregoriano. E il canto gregoriano, sì, perché nella nostra musica la base fondamentale è il canto gregoriano. Ecco, quello che stiamo ascoltando ora, questa cosa stupenda, è il Dies Irae. Beh, il Dies Irae che è cantato in lingua sarda, solo che è il Dies Irae che conosciamo tutti, che conoscono in tutto il mondo. Posso chiedervi di ascoltarlo un momento, perché credo che... Che cosa stupenda, che musica straordinaria. E appunto io sonorità misteriose. Infatti questo è stato importante per me cantare i canti gregoriani, perché in Francia da 15 anni c'è proprio questo culto, questo mito del canto gregoriano, dove ci sono i frati di Solesme che vendono veramente moltissimi dischi. E poi io, scusatemi se questo brano oggi lo dedico in modo particolare a un mio caro amico. Come sarda, come amica, a quest'uomo che noi sardi abbiamo tutti amato, ed è Berlinguer, ma come sardi abbiamo quasi seguito i suoi consigli, seguito la sua dimensione di uomo e soprattutto la sua umiltà e la sua onestà. E penso, facendo questo, oggi lo faccio a nome di tutti quelli che gli hanno voluto bene. Ecco, non lo presento come canto di morte però, perché secondo me questo è un canto di vita, perché la morte aiuta anche a vivere bene, a pensare che la vita, in effetti, di ognuno di noi può avere un momento dove il filo si spezza. Ecco, il Dies Irae è un canto di vita per me, è quasi un augurio. Ecco. Così di vita che, mi dicevi, Bortoluzzi vorrebbe ballarlo sì, alla Scala. E l'anno scorso io ho fatto il Festival di Avignone una settimana, allora lui mi è venuto a trovare e mi ha detto da anni seguo questo desiderio di ballare il Dies Irae, solo che non aveva ancora l'idea del ritmo. E allora, sentendolo cantare per chitarre, allora generalmente il canto gregoriano si fa per organo, sentendolo cantare per chitarre ha avuto l'idea di, speriamo che la porti a termine questa. Bene, grazie Maria, speriamo di rivederti di più in Italia e di riascoltare questa musica straordinaria più spesso.
Bene, bentornata. Allora, professor Bartolini, io adesso sto cercando, sto dando un'occhiata a questo bellissimo orologio.